Allora, eccoci qua e buongiorno a tutte. Pietro Pesante on the road, Smart Brabus in ritorno da Pavia direzione oltre Poppavese. Allora, signori, oggi ho passato una bellissima giornata. C'è ancora tanta brava gente, non tanta, ma c'è ancora un po' di gente gradevole in giro con cui vale la pena passare delle giornate a fare due chiacchiere intelligenti. Non sono tante, ma non perdiamoci d'animo che non sono tutti completamente rincoglioniti. Allora mi farete un po' di compagnia perché partiamo subito a bomba! Domani dovevo andare a fare un giardino in provincia di Bergamo, ma starò a casa perché è previsto un super temporale. Direi per fortuna, perché domani avevo veramente voglia di farmi un pacco di cazzi miei. Allora, facciamo due riflessioni mentre torno a casa e parliamo del video virale che sta girando riguardo agli insulti pronunciati da Morgan durante il suo ultimo concerto. Allora, io non voglio entrare tanto nella motivazione per cui lui si sarebbe sentito offeso, no? In questo caso è perché, dopo aver cantato una canzone a lui improvvisata, a suo dire assolutamente ispiratrice, uno del pubblico gli avrebbe chiesto di fare una cover di un pezzo di Battiato. Allora, il concetto non è tanto questo, no? Della motivazione per cui Morgan sia scattato, ma quello che mi viene da pensare, scusate che intanto disappanno il vetro, quello che invece mi viene più da fare una riflessione a riguardo è che, se andate a vedere questo filmato, mentre Morgan insulta la gente con un sacco, il pubblico con un sacco di epiteti, no? Bifolchi, non capite un cazzo, andate a fare in culo, bene o male la gente incassa. Nel momento in cui lui pronuncia "e benvenuti a sti frocioni, belli e capocchioni, non sono ricchione, non sono frifri, sono commissario e ti faccio un culo così", nel momento in cui si pronuncia la parola magica, e cioè quando lui dice a quello del pubblico "vaffanculo frocio di merda", ecco che il pubblico parte in un coro di indignazione senza precedenti. Anzitutto vorrei vedere quanti nel pubblico, quante famiglie sarebbero contenti che il proprio figlio fosse omosessuale. Vorrei intanto cominciare a capire questo, la prima cosa che mi piacerebbe comprendere. Ma al di là di questo, gli esperimenti sono perfettamente riusciti, perché davanti a un pubblico che non si offende quando viene preso a fanculo innumerevoli volte, ma quando viene pronunciata la magica parola che sembra che ormai esista solo questo di insulti e non esistano altri, in realtà le reazioni sono veramente importanti, cioè il pubblico proprio reagisce. Che riflessioni mi fa fare questo episodio? Questo episodio mi fa riflettere sul fatto che ormai hanno praticamente lobotomizzato la gente in maniera tale per cui si sentono in dovere di dover reagire ogni qualvolta vengano colpite queste cosiddette minoranze che in realtà sono una delle tantissime minoranze. Se Morgan avesse detto "sei un giardiniere di merda, sei un muratore di merda,
In realtà, forse se avesse detto a una donna sei una puttana, probabilmente il pubblico avrebbe reagito in maniera meno veemente rispetto a quanto ha reagito in maniera veemente con gli insulti. Cioè, ormai si sta ottenendo, come negli Stati Uniti d'America, un razzismo al contrario, e cioè le cosiddette minoranze non si sono limitate a far valere i propri diritti. Ormai la minoranza non si limita a far valere i propri diritti. La minoranza, oltre a far valere i propri diritti, vuole che la maggioranza venga screditata. Come in America il nero non si è limitato a far valere chissà poi la pretesa di chissà quali diritti, questo devo ancora capirlo, che gli vengano negati. Ma in realtà ormai c'è un razzismo al contrario, cioè il nero non si limita a voler chiedere rispetto, come è giusto che gli venga dato, come è giusto che venga dato a qualunque creatura, indipendentemente dal colore della pelle, ma va a far sì che il bianco venga demonizzato, così come in Italia ormai non si punta al dare all'omosessuale o a chiunque si senta una rana, un topo, un coniglio, insomma, ognuno senta quello che vuole, ma quello che è normale, usiamo tra virgolette, tra virgolette a cui non credo tanto, in realtà viene poi invece demonizzato e si cerca proprio non solo l'affermazione del principio che l'omosessuale debba essere rispettato, e nessuno ha bisogno di insegnarmelo, io rispetto tutti a prescindere fino a quando non mi rispettano, e di quello che fa la gente in camera da letto non me ne frega una sega, ma l'obiettivo è contestualmente screditare tanto l'uomo bianco tanto quanto l'uomo eterosessuale. E il fatto che il pubblico scatti con veemenza, no? Gli ha detto frocio. Si vede che questo pubblico si è dimenticato i film di Lino Banfi, no? Dove il ricchione veniva preso per il culo un giorno sì e un giorno pure. Come in realtà si faceva ironia su tantissime altre categorie e sfaccettature della società e dell'animo umano e della sessualità umana. E a me fa molta paura la reazione del pubblico lobotomizzata, perché fa capire ancora una volta che se adesso fai sentire una minoranza sempre bersagliata in difficoltà, qualunque cosa gli dicano, che poi non è vero, perché in realtà la maggior parte della gente si fa i cazzi propri e quindi scattano, ho paura che il prossimo passo sarà normalizzare, per esempio, la pedofilia, andando a dire come ti permetti di dire lui ama i bambini. È sottile la cosa, ma vedendo un pubblico che davanti a un insulto con riferimento all'omosessualità scatta così e non scatta davanti a tutti gli altri insulti, fa capire quanto l'indottrinamento abbia ormai preso il sopravvento e Dio solo sa quale sarà il prossimo passo. E allora vi lascio con una canzoncina. Anzi, vi consiglio di andarvi a guardare lo sketch di Lino Banfi in Vieni Avanti Cretino, no? Dove lui lavora all'ufficio di collocamento, dove il cugino gli dice: stai attento che il direttore è un fissato e odia gli omosessuali. Allora che succede? Che la moglie del cugino lo chiama e gli dice: guarda, ho lasciato un paio di scarpe da donna, però sono un po' strette, potresti allargarmele? Allora lui si mette a camminare sulle scarpe con i tacchi allargandole e dice: ma come fanno le donne a camminare con queste scarpe? Ah, si ondeggiano, si mette a ondeggiare e in quel momento passa proprio il direttore. E lui dice: Madonna ingoronata, ma proprio a me mi ha preso per ricchione, a me che mi chiamano lo stantuffo del tavoliere. Dopodiché,
insomma, alla fine andate a vederlo, lui prova dei pantaloni, provando dei pantaloni gli rimane uno spillo conficcato, allora arriva il cugino, dice: Madonna, è profonda la ferita. Allora lui si mette lì a 90 col culo di fuori e dice: Oh, Madonna, non ne posso più, brucia! In realtà, in quel momento, chi cazzo passa? Il direttore. Madonna, c'è da spanciarsi dalle risate, ma in realtà erano riferimenti, no, qui goliardici, no? Si può fare tanto ironia dell'eterosessualità quanto dell'omosessualità senza pensare dall'altra parte che ci siano un milione di checche isteriche pronte a prendersela per ogni battuta goliardica. Signori, l'umanità è veramente, veramente in declino. Sono veramente curioso di vedere quale sarà cosa che verrà legalizzata, che verrà legalizzato l'impossibilità di poter esprimere un'opinione pena essere tacciati per omofobi e chissà cos'altro. Occhi aperti perché il mondo è un postaccio. Avanti così.